Vorrei che ci gettassimo questa sera insieme all'avventura in questa oretta di concerto. La giovane pianista emergente Isabella Turzo al Castello di Porciano ha aperto la terza giornata dell'edizione 2024 del Festival Naturalmente Pianoforte, che quest'anno ha portato in Casentino un'onda musicale fatta di 90 concerti e composta da 170 artisti. Un appuntamento dedicato alle atmosfere magiche della notte. La notte è stata per me non solo una grande fonte di ispirazione, ma anche terapeutica, lo dico sempre. In un momento particolare della mia vita, ma voglio dire, non è solo per me, penso lo sia per tante persone, è un momento, una fase, un po' una realtà parallela dove trovano rifugio i pensieri e si illuminano, ecco, in realtà, non vedo oscurità in questa fase ed è stata per me molto creativa, quindi ho scritto le musiche di questo album di notte. Poi un tuffo nella storia della tradizione rock d'autore con la band di Filippo Graziani, che a Stia ha ricordato il canzoniere del suo indimenticato papà, Ivan. Ci sono cose che stanno in cielo e in terra, molte più cose, tu te le vedi in TV, in TV. Dischi, soprattutto anche oltre a canzone, proprio dischi interi che ho avuto la fortuna cronologica di veder nascere, purtroppo non tanti, ma alcuni sì, l'ultimo il disco di papà che è uscito, che abbiamo fatto uscire adesso a gennaio scorso, che è in definitiva l'ultimo disco della carriera, diciamo, cantautorale di papà, insomma le ultime preproduzioni lavorabili che avevamo sono quelle, diciamo, che va a chiudere un po', a mettere un po' un cappello ideologico sulla carriera di papà. A Prato Vecchio un doppio appuntamento, sul palco prima Vincenzo Danise con Le storie che si nascondono nei vicoli di Napoli, poi Mark Baldwin Harris. Un epilogo di giornata con un set speciale, un dialogo tra la sperimentazione sonora di Daniele Ledda e la performance visuale opera di Sara Pittovini, che ha dipinto sul fluire della musica.